assordante e pauroso dei campanacci ad annunciare l'arrivo delle janare, le streghe, e poi a squarciare il nero della notte un grido che precede l'arrivo della bestia, gli cierv. Irrompe nella piazza, le sue urla, il preludio della distruzione. Nell'entrata in scena dell'aggraziata cerva, con la sua danza d'amore, serve a placare la furia del selvaggio animale. Mago Martino, poco dopo, ci riesce, ma solo per qualche istante. Risolutivo sarà l'intervento del cacciatore, il giustiziere che si oppone alla distruzione. Il culmine della pantomima, da emozione pura, allorquando il cacciatore si china sui corpi senza vita dei due animali, soffia nelle loro orecchie e questi ritornano alla vita, in una nuova dimensione, affrancata dalle forze del male. Valori di un mondo contadino in cui si dipana l'arcaica lotta tra bene e male. Tutto questo è Yecirv. Siamo a Castelnuovo al Volturno, frazione di Rocchetta al Volturno. Lì, dopo 3 anni di stop forzato, eccezionalmente in versione estiva, è tornato l'appuntamento tanto atteso. Un'attesa ricambiata dalle intense emozioni che questo, tra gli spettacoli più autentici della tradizione molisana, ha saputo suscitare. Come sempre e ancora una volta, viva Yecirv!